www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio e a quest'ora del pomeriggio all'interno di Information Desk siamo arrivati con l'appuntamento con l'intervista del giorno e quest'oggi parliamo appunto di musica ma anche di ballo e siamo molto onorati di avere un graditissimo ritorno qui ai nostri microfoni di Container Radio. Però innanzitutto do il ben ritrovato e il buon pomeriggio ad Andrea, quindi ciao Andrea, ben ritrovato. Grazie, grazie Christel, bello ritrovarci in collegamento come sempre tra Veneto e Trentino per presentare, devo dire, un artista che in questi ultimi sabati la stiamo seguendo veramente a Ballando con le Stelle, ma certo. È già da un po' che ci sono delle belle interviste con lei, insomma poi adesso la andremo a presentare, ma lascio a te le presentazioni, Christel. Certo, beh, con molto piacere, quindi diamo il ben ritrovato a Lidia Schillaci, ben ritrovata e bentornata a Container Radio. Lidia. Ciao a tutti, ciao Christel, ciao Andrea. Ben trovata. Ciao Container Radio e grazie per questo invito e questo ritorno, insomma, insieme a voi che mi fa sempre piacere. È bellissimo ritrovarti, Lidia, per parlare di musica, anche in questo caso devo dire, perché in queste ultime settimane ti stiamo seguendo proprio con un bellissimo programma del sabato sera con Ballando con le Stelle. Tu sei una delle voci che ascoltiamo mentre proprio ci sono le esibizioni di ballerini ed è un piacere veramente, è stato bellissimo rivederti in questo caso a Ballando, Lidia. Com'è questa? Sono contenta, guarda, sono contenta, infatti sono contenta intanto che seguite, che avete apprezzato, perché veramente un'esperienza molto bella. Come ci si prepara per questa trasmissione? Perché noi vediamo sempre i ballerini, si parla con i ballerini, con i vari artisti, però la musica è dal vivo, si canta dal vivo, come ci si prepara durante la settimana? Guarda, allora si lavora tantissimo, la Paolo Belli Big Band è veramente una band pazzesca, piena di ricca di professionisti ad altissimi livelli, musicisti bravissimi e persone anche molto molto belle, infatti mi sono trovata subito accolta, diciamo, in questa famiglia grande che è ormai lì da 13 anni, insomma. E ci si prepara tanto perché si comincia il martedì e facciamo le nostre prove in studio, insomma ci prepariamo e facciamo i nostri pronto ascolto che poi vanno dati insomma, ai maestri, ai ballerini e ai concorrenti per farmi provare insomma sui pronto ascolto nostri, insomma su come verrà poi fatta la canzone e niente, quindi si lavora dal martedì fino al sabato ininterrottamente e due giorni a settimana si rimane lì anche la sera perché si fanno le prove generali, le pre-prova generale, insomma, e tutto questo coordinato, vabbè, da una squadra Rai meravigliosa, da Milly Carlucci, che è veramente una padrona di casa spettacolare, fantastica, una donna veramente super non so che dire, una superwoman, ecco, questo è il giusto termine secondo me. Certo, quindi veramente una grande padrona di casa, quindi di questo bellissimo spettacolo. Quindi vabbè, diciamo certo. Che la parte musicale, che poi è quella che accompagna tutta la trasmissione, una delle trasmissioni, forse l'unica trasmissione in Italia dove c'è tutta la musica live, completamente tutta, cioè nel senso che anche gli stacchi musicali, le suspense, sono tutte suonate dalla band. Non c'è nulla lasciato al caso, nulla lasciato, diciamo, all'audio, diciamo, registrato o preregistrato, è tutto suonato live e cantato live. Beh, veramente, quindi dobbiamo dire un impegno grandioso e veramente complimenti alla Big Band di Paolo Belli e anche a te, a tutti, sì, anche i tuoi, sì, e Paolo, colleghi, che è veramente coristi, una persona fantastica, esatto. E che ha unito tutti questi musicisti e che appunto sa, ovviamente poi lui coordina tutto, quindi lui
coordina praticamente tutta la, quello che succede all'interno della band, e quindi è un gran lavoro, un grande lavoro. Certo. E io volevo chiederti, Lidia, appunto, visto che c'è anche questo grande lavoro, perché poi non si sa mai, diciamo, in un certo senso cosa accade durante la diretta. Quindi sì. Quanti brani bisogna studiarsi per ogni trasmissione? Cioè, quanti spartiti avete per, tantissimi, per tutte le guarda, manche, ti dico solo diciamo. Che adesso abbiamo iniziato con, insomma, diciamo una ventina di pezzi, più o meno, avevamo iniziato insomma con una cosa fattibile, adesso siamo già arrivati a una cinquantina di pezzi a serata, ma più andremo avanti, insomma adesso ci saranno le ultime tre puntate, secondo me supereremo, cioè, andremo oltre 50 sicuramente, quindi diciamo che bisogna avere tanta memoria, tanta velocità anche nel sapere quello che si deve fare, come si deve fare, perché poi la traduzione deve andare veloce e tu devi essere sempre pronto, insomma, ad avere tutto. Devo dire che, guarda, veramente c'è un settaggio che ormai, ovviamente, da 13 anni, quindi puoi capire che entri dentro, io sono l'ultima arrivata, però entrare dentro a questa macchina, appunto, ti devi un attimino ambientare. Io le prime due settimane sono state un po' di ambientazione, di capire cosa devo fare e come farlo al meglio, dopodiché poi entri dentro, diciamo, il ritmo ed è tutto più facile, perché sei circondata comunque da persone che sono dei professionisti e che ti aiutano come te, quindi riesci a parlare la stessa lingua e quindi tutto va poi liscio come l'olio, non diventa più un ostacolo. Certo, ovvio, il lavoro è tantissimo e quindi più ci avviciniamo alla finale, più ci sarà da lavorare, ecco. Certo. Io volevo chiederti una curiosità, Lidia, sì. Qual è stato il brano più difficoltoso, diciamo, da imparare, e anche qual è stato quello che ti ha più entusiasmato, magari ti ha fatto venire i brividi, cioè associato appunto vedendo i ballerini che ballavano su quel brano che tu stavi interpretando? Allora, guarda, c'è stato un brano un po' difficoltoso che proprio abbiamo studiato tipo passi, cioè che ad ogni pausa minima ci mettevamo tutti insieme, era un brano corale e quindi era un boogie-woogie abbastanza strano, un po' anni 40, tutto cantato come con tutte le voci, insomma, armonizzate, molto veloce e anche con la pronuncia in inglese, quindi quello lì è stato abbastanza un brano difficoltoso, perché dovevamo farlo, doveva entrare, insomma, se c'era uno spareggio, quindi poi comunque sia, noi abbiamo tutti il repertorio già pronto, perché comunque sia, qualora ci fosse qualcosa che va in un verso, nell'altro, nella gara, noi abbiamo tutto, e tra l'altro abbiamo anche da contratto la segretezza assoluta, non possiamo comunicare con nessuno, soprattutto quando impariamo dei pezzi che poi i ballerini devono ballare magari quelli a sorpresa, no? Per esempio, e lì proprio una cosa che è obbligo di stare in silenzio e mantenere il segreto assoluto. Però insomma, ecco, quel pezzo lì è stata una cosa molto divertente poi alla fine, perché poi ci siamo divertiti, ogni pausa facevamo questo boogie veloce e ce lo ripassavamo. Poi invece, per quanto riguarda i pezzi che ho fatto da solista, io ti dico, mi emoziono sempre tantissimo quando devo cantare da solista, perché cerco di dare proprio tutta me stessa, e in ogni canzone cerco di mettere il mio, la mia interpretazione, quello che sento, di prendere delle emozioni che ho dentro e poterle dare non solo al ballo, perché poi quello è importante anche per la coreografia, però proprio anche al pubblico, perché chi guarda da casa dalla trasmissione è come se sentisse appunto una colonna sonora, come se chiudessimo gli occhi e sentissimo la colonna sonora di un film, e quindi devi essere il triplo concentrata, devi dare veramente tantissimo, perché devi entrare oltre, devi andare oltre anche le immagini, e quindi questo è quello che come io vivo la situazione, come io vivo questo lavoro e come vivo appunto l'interpretazione appunto di alcune canzoni.
Beh, un lavoro fantastico, complimenti veramente Lidia, perché è una cosa meravigliosa. Grazie. Devo dire, però si procede anche con il resto della musica, perché noi ti stiamo seguendo anche sulle tue pagine social e vedo che ci sono anche sì, dei belli street show. Perché io instancabile, infatti alcuni mi dicono che forse c'è qualcosa che non va, dicono come lavori tanto e cioè, poi hai pure le forze di fare le due cose così. Forse l'adrenalina, non lo so, che ci devo dire, l'adrenalina dopo il sabato sera che come si dice la puntata e ho sempre voglia di cantare sempre di più. Bellissimo. Beh, ci parli un po' degli street show che stiamo vedendo in queste settimane. Ecco, allora infatti guarda, questa è una cosa molto bella che sta succedendo, perché ho ricominciato, c'era stato un po' di mesi di stop, avevo cominciato a fare questo format, no? Lo street show, lo chiamo hashtag street show, hashtag Lidia Live, perché sono dei live per strada, dei posti particolari, perché i posti non sono scelti a caso, ma sono pensati appunto, posti d'arte della nostra Italia, dove si può ammirare appunto la bellezza della nostra Italia. E l'ho fatto insomma per 2 anni, appunto 2 anni fa, e questa cosa aveva veramente riscosso tantissimo successo all'inizio con Periscope, con le dirette live, sì, streaming. Sono stata la prima in Italia a fare il live streaming musicale in Italia, e quindi questa cosa qua aveva avuto molto successo. E adesso sono cambiate un po' le piattaforme, c'è stato tutto un cambio, un rinnovamento, e il live streaming si è trasferito da Facebook a Instagram, eccetera eccetera, e quindi adesso ho ricominciato dopo un po' di mesi di stop questo format da Roma, visto che mi trovavo qui Ballando con le Stelle, e ogni domenica io sono live su Instagram. Solitamente l'orario, vabbè, può variare, praticamente insomma sempre intorno alle 4 del pomeriggio, poi magari certe volte ci sono delle cose particolari dentro la città per cui dobbiamo spostare l'orario eccetera eccetera, quindi comunico tutto sui miei social, però è la diretta live streaming ogni domenica su Instagram, sul mio canale Instagram. Insomma è una cosa molto molto bella, perché è uno spot live proprio di musica dal vivo, tutto in diretta, con l'interazione appunto dei social, che è molto bella, e poi in dei posti che ci consentono di guardare veramente quanto abbiamo in Italia, quante cose belle, quante cose ancora si potrebbero fare in posti meravigliosi come quelli che abbiamo noi in Italia, che sono unici al mondo, ecco. Certo, beh, veramente complimenti, che Lidia, io ti ho seguito, ogni tanto capita di seguirti. Quindi con l'invito, i vari live di Street Show, radio, veramente venire, complimenti, i benvenuti, facciamo una diretta live streaming, magari anche in radio, facciamo una cosa live proprio estemporanea, come si dice. Volentieri, guarda, molto volentieri, perché appunto come volevo dirti, cioè veramente hai una voce stupenda, e poi appunto per chi non l'avesse ancora potuto vedere live dai nostri amici ascoltatori, veramente andate a vedere questi street live show, magari, o di persona se vi trovate appunto nelle varie, sì, zone, esatto, dove tu sarai, Lidia, esatto, sì, esatto, oppure tramite i vari canali social tipo Instagram, così, perché veramente meriti. E poi devo dire, cioè, dal vivo, chitarra e voce, veramente, poi con la tua voce stupenda, veramente è unica, veramente. L'ultimo street show questa domenica l'abbiamo fatto a Napoli, ed è stato veramente meraviglioso, sì, devo dire, al Castel dell'Ovo è stato stupendo, e il calore proprio delle persone, la gente che si fermava a guardare, comunque questa cosa strana, perché poi ero lì col telefonino, no, e la gente che si parla dentro l'applicazione, però allo stesso tempo il live proprio lì con le persone reali. Guarda, questa idea a me è venuta soprattutto perché la mia cultura musicale arriva dalla classica, perché ho fatto anche musica lirica, ma dal jazz, perché io ho studiato jazz per anni, e quindi l'improvvisazione per me, l'estemporaneità, come i pittori quando hanno l'ispirazione e devono buttare giù sulla tela i colori perché hanno quel tipo di ispirazione. Per me è una cosa che fa parte proprio di me, del mio modo di essere, del mio modo di interpretare l'arte, interpretare la musica, quindi lo street show proprio rappresenta molto di me,
molto di come sono, di quello che è proprio nella mia interiorità artistica, nel mio modo di buttare lì delle emozioni, perché in quel momento ne senti l'esigenza. Ecco, questo è, l'improvvisazione è un po' quello, che poi non è improvvisato, perché lo studio è tutto organizzato, però la cosa bella di arrivare in un posto e far diventare un palcoscenico la strada, perché qualsiasi posto può diventare un palcoscenico, è una cosa che mi aiuta tantissimo anche a me a esplorare tutte delle cose dentro che mi aiutano poi a creare nuove canzoni e creare cose nuove, quindi è proprio una parte di me che viene a nudo molto prepotentemente negli street show, ecco. Beh, veramente complimenti Lidia, e io quindi continuo veramente in quello che tu sogni, in quello che vivi, in poche parole. E io volevo chiederti Lidia se c'è in programma qualche progetto futuro dopo la trasmissione, se stai preparando qualcosa. Allora guarda, sto preparando varie cose, sicuramente lo street show è uno di quei progetti che voglio continuare a portare avanti, perché è una cosa che appunto mi rappresenta tanto. Sto presentando ogni volta, ogni settimana questo mio pezzo che ho scritto, che si chiama Mezzaluna, che insomma sto cercando di veicolarlo tramite i social ogni domenica, oltre appunto alle cover che mi va di interpretare, che mi va di rifare chitarra e voce in versione acustica, in una versione mia. Quindi i progetti sono tanti, ancora non posso rivelarti niente per una mia scaramanzia personale però certo. Ecco, ci sono un bel po' di cose in ballo che spero insomma possano, spero di potertele raccontare presto, ecco, questo sì. Molto sicuramente bene. Per ogni domenica vi aspetto, se non a Roma, a Napoli o a Milano, lo street show sicuramente continua, non si ferma. Bene, bene. Ma Lidia, ti vediamo se si può, ovviamente, se puoi risponderci, ti vedremo corista magari anche in altri concerti di altri artisti. Allora guarda, in questo momento non c'è questa cosa qua in programma per me, perché mi sto diciamo concentrando più sul mio progetto e su insomma la mia persona, sto scrivendo anche tanti pezzi, quindi in questo momento questa cosa qui non è ancora in programma, però chissà, magari arriverà una proposta e allora cambia tutto. Il mio lavoro è bello anche per quello, perché certo. Non arrivano le cose così dall'oggi al domani e si cambia, capito, il mese, i due, tre, quattro mesi, dici vabbè basta, ok, devo partire, vado a fare questa cosa qui, e quindi no, questa cosa ancora non è in programma, purtroppo non posso rivelarvi un tour. Spero un mio tour. Beh, noi certo, veramente ce lo speriamo naturalmente anche per un tuo tour e anche magari dalle nostre parti di poter... Magari, sarebbe bello. Beh, adesso mi stanno appunto scrivendo sui social un po' di persone, insomma, mi stanno dicendo perché non vieni qui, perché non vieni qua, quindi è possibile, guarda, che lo stesso show si trasferisca in altre parti. Adesso, domenica scorsa abbiamo fatto per la prima volta questa trasferta da Roma, siamo andati a Napoli, che era la prima volta, insomma, poi dopo due anni di live così sui social, la prima volta cambiare città radicalmente, ovviamente l'ho fatto sempre a Milano e a Roma, è stata una bella energia, quindi la voglia sicuramente di andare in altri posti c'è ed è tanta soprattutto. Benissimo, beh, allora noi ti auguriamo veramente il meglio per tutto e ecco, che tutti grazie. I sogni si possano realizzare. Grazie che ce n'è bisogno. Speriamo, visto che quello che hai detto, che appunto per una cosa tua personale, per scaramanzia, non vuoi dirci, cioè non puoi trapelare diciamo delle news che si realizzino e che siano delle cose bellissime per grazie, te. Grazie, grazie mille, vi voglio bene per questa cosa, perché è una cosa molto importante, quindi grazie mille. Anche noi ti vogliamo tanto bene, abbiamo sempre un bel ricordo di te, speriamo di rivederci molto presto, quindi se ci sarà l'occasione in qualcosa di nuovo, come abbiamo appena detto, e veramente noi
ti ringraziamo per questa bellissima intervista, Lidia, e sappiamo che, appunto, ti ringraziamo innanzitutto per il tempo che ci hai dedicato a noi e a tutti i nostri amici ascoltatori di Container Radio, perché sappiamo, e come hai detto anche tu poc'anzi, che le prove veramente sono molto ferre, diciamo, a Ballando con le Stelle, quindi ti ringraziamo che ci hai ritagliato questo pezzettino per noi di tempo. È stato un piacere, ed è sempre un piacere parlare con te, Cristella, e con Andrea, veramente sempre un piacere, quindi se ci sarà occasione e modo, io ci sarò sempre, quindi grazie a voi davvero. Grazie a te, veramente, Lidia. Beh, noi ovviamente ti potremo seguire su tutti i vari canali social, ce li puoi ricordare in chiusura? Assolutamente, in chiusura vi ricordo intanto il mio canale Instagram, Lidia Schillaci, non vi potete sbagliare perché è quello il mio nome e i miei canali portano tutti il mio nome, poi Facebook sempre uguale e Twitter. Però le dirette saranno tutte su Instagram, quindi per chi volesse seguirmi, seguitemi sul mio canale e vi aspetto lì. Molto molto bene. Beh, adesso quindi concludiamo la nostra chiacchierata, però ti volevamo chiedere un saluto per i nostri amici in ascolto, proprio per salutarci. Sì, allora, io, amici di Container Radio, io vi ringrazio, vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e spero che la vostra vita sia sempre piena di musica, di notizie non solo negative, ma che possano essere trasformate da cose belle, perché di cose belle ce ne sono tante, di leggerezza ne abbiamo proprio bisogno. Quindi un abbraccio infinito da Roma e ci vediamo Ballando con le Stelle sabato prossimo e domenica prossima nei miei live strip show. Perfetto, grazie mille Lidia e a prestissimo e un abbraccio enorme. Grazie, ciao, un Lidia. Abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao Lidia. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. www.containerradio.it